Ritorna come ogni anno l'appuntamento con le Idi di Maggio, l'evocazione storica medievale a Doglianico. Assolutamente sì, un bellissimo appuntamento. 39 anni di rievocazione sono un grandissimo impegno per la Proloco, ma anche per tutta la popolazione. Però noi ci crediamo tantissimo, continueremo a portarlo avanti. Quello che ci dà una gioia infinita e che è il motore che porta avanti questa tradizione è che tutti gli anni continuiamo ad avere gente nuova. Quest'anno abbiamo inserito 6 nuovi ragazzi nel gruppo delle trombe e dei tamburi, abbiamo un gruppetto di 25 ragazzini che si dedicano alle danze medievali e questo qua è veramente uno stimolo forte per noi organizzatori di proseguire con la nostra rappresentazione. L'appuntamento sostanzialmente, il canovaccio è quello, con le solite date partendo dal 1° maggio con la posa del maggio, la presentazione dei personaggi e le nundine frarioni e lo spettacolo la sera, per poi passare alla fine del weekend, quindi la cena medievale il venerdì sera, il sabato sera la serata di Maggiando con musiche sulla piazza, il sabato successivo la serata di Receptum, questa serata un po' particolare dove è assolutamente obbligatorio indossare un abito medievale per entrare nel recetto, e si concluderà con la giornata della domenica, la grande festa delle Idi di Maggio con il paese che inizierà ad animarsi dal mattino, il borgo del recetto con bancherelle, giochi, mestieri, e questo proseguirà fino alla sera con la calata del maggio e lo spettacolo di chiusura. La parte gastronomica quest'anno sarà tutta concentrata nella piazza Statuto, dove sarà allestito tutto al coperto una zona ristorazione, chiaramente anche qui calata per tutto quello che saremo in grado di fare in ambito medievale. E siete tutti invitati, vi chiedo di partecipare e di vivere con noi queste giornate di Medioevo in Canavese. Grazie. Volevo la cambole.